Ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale e su Castlevania Harmony of Dissonance, ragazzi. Ok, mi sono abbassato un attimo il volume perché sennò non mi sentivo. E ragazzi, oggi siamo tornati su Castlevania, episodio 3, ragazzi. E oggi andremo semplicemente ad esplorare una parte del castello che effettivamente è una parte cruciale, potremmo dire, ok, dell'esplorazione. Perché questo? Perché mi è capitato, non so se effettivamente è una cosa vera, ok, che anche ad altri succede, ma a me è capitato che in varie occasioni, dopo essere arrivato a questa parte, procedevo a droppare il gioco. Poi non so, ragazzi, quale sia la correlazione. Comunque, ci siamo, siamo qua e dobbiamo arrivare, ragazzi, a quella warp room, cioè quel teletrasporto che sta laggiù in fondo. Quindi ci vediamo là. Level up. E quasi ci siamo, ragazzi, eh? E in teoria, esatto. E guardate dove si arriva. In un posto ancora diverso. E vediamo. Skywalkway, ragazzi. Questo sì che è una chicca di luogo. Giusto, hai trovato Lidi. Tu sei Maxim, vero? Ehi, che intendi dire? Niente, lascia perdere. Allora, dimmi, come te la sei cavata? Non ho ancora trovato nulla, ma la mia memoria sta lentamente tornando. Davvero? Quindi dopo tutto Lidi è davvero da qualche parte in questo castello? Sì, ora ne sono sicuro. E so anche che sono stato in questo posto prima d'ora. E c'è qualcosa che credo tu debba sapere. Vai avanti, puoi dirmi tutto. Il giorno in cui hai ereditato il titolo di cacciatore di vampiri, mi sono sentito come se un muro fosse stato eretto tra di noi, e per questo sono partito per la mia spedizione. Volevo a tutti i costi essere meglio di te, ed alleggerirti del tuo destino. Tempo fa mi dicesti dei resti di Dracula, te lo ricordi? Sì, e come? La storia di come mio nonno, Simon, abbia raccolto i resti di Dracula e li abbia distrutti per annullare la sua maledizione. Pensavo che i miei desideri sarebbero stati esauditi se fossi riuscito a riunire i pezzi e distruggerli. Cosa? Li hai trovati? Ma è impossibile! In un primo momento avevo dei dubbi riguardo il trovare tutte le sue spoglie, ma ho scoperto ben 6 parti, come se fossi stato condotto da una volontà superiore. La mia memoria di ciò che è successo dopo scarseggia, ma le reliquie sono scomparse. Ciò che però ricordo chiaramente è che Lidi era stata rapita. Se è vero, le spoglie mortali di Dracula potrebbero aver fatto risorgere questo castello. Perdonami, è tutta colpa mia. Non sono io quello di cui dovresti cercare il perdono. Ti è meglio chiedere prima scusa a Lidi. Dobbiamo sbrigarci a trovarla. Sì, decisamente. Hai ragione. Ok. Allora vado. Maxim, credo in te. Grazie, giusto. Già, ragazzi. Abbiamo scoperto che i frammenti... Intanto guardate il cielo. I frammenti del corpo di Dracula che risiedono in questo castello sono effettivamente quelli veri, e quindi questo è l'effettivo castello di Dracula. Noi lo sapevamo già, ma Giusto non lo sapeva, giustamente. E queste maledette meduse danno veleno, ragazzi, danno veleno, e per fortuna in quest'area si può tranquillamente trovare almeno un antiveleno. E tra l'altro ci sono ancora queste flying bone, queste ossa volanti, che appunto abbiamo visto in Castlevania 3, e fa molto più che piacere rivederle qua, perché
sono nemici nostalgici per me. È un botto che non gioco Castlevania 3 ed è un botto che non vedo i nemici di Castlevania 3, quindi ottimo per me. Intanto guardate che asset complicati per poter sopravvivere in questo posto. Ok, scivoliamo. Ecco, qui troviamo anche gli arcieri, se vedete. E secondo me è saggio spararci una bella curetta, tipo un paio di pozioni. Ecco, stiamo esplorando abbastanza a caso, ragazzi, devo ammettere. Dai, mi sono curato adesso. Non mi ricordavo che qui ci fosse la save room. Va bene. Ok, non ci sono problemi. Abbiamo sprecato due pozioni, non fa niente. Guardate che razza di esplorazione che ho fatto. Fatemi ritornare su e vedere almeno cosa c'è sotto. Come vi ho detto, ero solito droppare il gioco quando arrivavo a questo punto. Non so perché, ragazzi, perché credo che qui sia il primo stage, diciamo, in cui la spike di difficoltà inizia a essere un po' più consistente. Cappella della dissonanza. Bene. Credo che questa fosse una strada senza uscita, se non ricordo male, Gentaglia. Andiamo a vedere. Intanto vi invito a osservare gli sfondi, perché sono una cosa veramente incredibile. Guardate gli shader di queste finestre chiuse, attraverso cui non si vede, perché attraverso alcune finestre sì, attraverso altre per qualche motivo no. Ed è fighissimo il fatto che stiamo appunto dando calci ai nemici, andandogli da sopra, li stiamo proprio sottomettendo. Avete visto che schivata? Non ci ho fatto apposta, tranquilli. Non c'è pericolo. Bene, qua sotto è una delle classiche strade senza uscita con una grata, appunto. Riprese tranquillamente da Symphony of the Night. C'erano ste cose, se vi ricordate, se l'avete mai giocato. Io spero di sì. Io spero che voi non vi siate persi un capitolo videoludico importante come Symphony of the Night, ragazzi. Però nel caso ve lo foste perso o lo vogliate riscoprire insieme a me, credo che l'anno prossimo potremmo già essere arrivati al punto di poter portare Symphony of the Night sul canale. Non vorrei rischiarmi a fare promesse, ma credo di sì, in base a quello che ho previsto. Qui troviamo un aumento dei cuori massimi e 100 dollari. Tra l'altro guardate qua la mappa, siamo già praticamente al 60% di completamento. E ragazzi, non pensate che ci sia un po' una cosa strana, no? Cioè, com'è possibile che siamo a livello 15 e siamo già al 60% di completamento? È una cosa un po' particolare, no? Cambiamoci il cappello nella cloak, nel mantello di smeraldo. Anche se purtroppo non cambiano i tratti, diciamo, del nostro Just Belmont. Perché anche se ci mettiamo una mantella di colore diverso, la sua rimane sempre la stessa, purtroppo. E vabbè, ragazzi, non è Bloodstained, che pretendiamo? Qui ancora non ci si può arrivare. E che io ho memoria, in effetti, qua, per quanto expert run quanto vi pare, io qui non ci sono mai arrivato, credo. Perché serve un tipo di high jump che non abbiamo sbloccato e che difficilmente sbloccavo quando ci giocavo per conto mio. Intanto questa porta è bloccata con una magic spell, con un incantesimo magico, ok? E questo è il salvavita, aumento della vita massima, che per me in questo momento è particolarmente importante. Bene, qui abbiamo visto tutto? No, perché qui non ci siamo arrivati, quindi fermi tutti.
È mia intenzione vedere che c'è, ma tanto, come vedete, niente. Solo nemici. E idem qua sotto. Anche se non credo che ci sia qualcosa, ma va bene. Oh no, invece c'era un bel candelabro e un ennesimo vicolo cieco. Bene, possiamo scendere. E ragazzi, come vi ho detto, questa è una semplice strada senza uscita ancora. Prendiamoci il lascia, che la croce l'abbiamo portata tutto l'episodio scorso. Voglio anche un po' cambiare. Aspettate un attimo. Ah no, ok. Credevo ci fosse una strada. Ok. No, non me la sarei ricordata in caso. Capito? Bene. Andiamo. Tra l'altro, siamo troppo fighi. Stiamo distruggendo scheletri a calci. E ci manca da finire l'esplorazione dell'area in sé per sé, della Skywalkway. Questi uomini pulce, vabbè ragazzi, con il nostro calcio incredibile vengono giù come se fossero niente. E la cosa mi rende molto più che felice. E adesso, dove ci manca da andare? A parte da esplorare quel quadratino, sicuramente sì. Perché qui ci manca letteralmente una quantità insignificante di mappa, che sarebbe questo quadratino qua alla fine. E nascondeva, non ricordo quest'area ragazzi, mi dispiace, addirittura due strade, di cui una è la boss fight. Pazzesco. Già abbiamo trovato il boss a questo minutaggio. E guardate che strage che abbiamo fatto con l'ascia. Una cosa che ricordo di questo stage è che l'ascia e vabbè anche la croce sono particolarmente efficaci qui, piuttosto che l'acqua santa, perché qui non ti corrono tanto addosso, quanto più sono nemici stazionari che tu puoi decidere di far fuori alla tua maniera. Un gingillo d'oro, che dall'apparenza era un candelabro comunque, chissà perché non l'hanno chiamato così, ma va bene. L'ennesimo oggetto estetico con cui decorare la nostra stanza. E un gingillo d'argento. Ottimo, direi. Benissimo. Ora che abbiamo esplorato questa strada, vabbè, ci manca questa ancora, Oh, guardate qua, l'abbiamo preso in pieno. E abbiamo trovato un elisir. Come diceva un grande saggio, non ho più elisir. No, oddio. Ecco, tu crepa, perché secondo me dai pure un bel po' di esperienza. Bene, cosa possiamo fare ora? Tutto ciò che ora possiamo fare è andare a salvare. E perché abbiamo poca vita, ragazzi, parliamoci chiaro. E andare a vedere, perché non abbiamo finito ancora di esplorare, quindi la boss fight dovrà aspettare un attimo. No, l'acqua santa ho appena detto che non la voglio. Questo episodio sarà l'episodio dell'ascia e di qualcos'altro forse. Olè, guardate che danni. Che v'ho detto? Non dico fandoni ragazzi sui giochi che conosco, almeno su quelli che conosco. Oh sì, mi ricordo sto posto. Ok. Ragazzi miei, come non detto, dobbiamo trovare il trinket, diciamo. Non proprio il trinket, ma comunque l'oggetto che ci permette di vedere nell'oscurità, che purtroppo non abbiamo. Quindi ci manca ancora una strada di là, sì, quindi possiamo anche andare ad esplorarla e vedere quello che c'è tranquillamente. Ah sì, era qua, ma qua non ci si passa per qualche oscura motivazione. Bene. Scusate se questa è una parte in cui non ricordo molto, però ci siamo ragazzi, cioè nel senso tutto il resto del gioco lo possiedo abbastanza bene. E direi che è arrivato il momento di andare a vedere qual è il boss. E ragazzi,
Guardate un po' che ci aspetta. Il diavolo. Un diavolo, potremmo dire. E chissà con quale arma possiamo sconfiggerlo al meglio. Con l'ascia, ragazzi, ovviamente. Come vi ho detto, non dico Fandoni. Sì, sì, girati, girati dall'altra parte. Rimani girato, eh. Guardate qua, maledizione. Ecco, in casi come questo ci beviamo una bella pozione contro le maledizioni e due pozioni normali, diciamo, ok. Tra l'altro la maledizione sua dura un botto. Oddio. Ok ragazzi, fermi tutti, perché ci stiamo per crepare. Non vorrei subire l'onta di crepare contro un boss di Harmony of Dissonance, perché... Esatto. Stavo dicendo che sono tutti facili. Ok, non ci dobbiamo far toccare, ragazzi. Se anche ci colpisce la fiamma, è uguale. L'importante è che lui con il suo corpo non ci tocchi. Perché appunto la maledizione è una cosa incredibilmente debilitante per la mobility. E tra l'altro contro tutti gli altri nemici apriamo dei buchi incredibili. E abbiamo anche finito il mana, quindi stiamo proprio alla grande. Perché non usare un prisma di mana? Ne abbiamo per sparargli due magie, perché guardate, non è che ci si fa poi molto. E vabbè, ci siamo beccati la maledizione. Alla fine ce l'ha fatta. Quanto ci metterà a morire? No. Ok, ci possiamo muovere di nuovo. Olè. È morto. Ottimo. Anche stavolta niente posa. Ma gli occhiali notturni. Qua dentro 5 cuori. Niente male. Qui 25 dollari. E qui addirittura potremmo proseguire verso un'altra stanza, un'altra area proprio. E questa è una cosa veramente sorprendente, perché come tutti i Metroidvania, alla fine questo gioco ti offre una buona quantità di opzioni. Ok ragazzi, sapete che faremo? Vi voglio far vedere cosa c'è al di là della stanza oscura. Siamo qua ragazzi, una stanza completamente buia. Quindi ci togliamo per il momento le ankle guards e ci mettiamo, dove sono? Eccoli, gli occhiali notturni. Danno all'utilizzatore l'abilità di vedere nell'oscurità fino a un certo punto. Ci droppa la difesa, come potete vedere, ma aumenta l'intelligenza e la fortuna. Quindi niente male. Quindi vabbè, ok, teniamocelo così per il momento. E guardate quante spine che le mettono qua. Oh, face guard, ragazzi. Face guard è la protezione per la faccia. Eccola qua. Tipo un elmo, ma non proprio. Un oggetto disegnato per proteggere la faccia del proprio user, utilizzatore. Ok, abbiamo compensato. Al posto della mantella di smeraldo abbiamo messo questo pezzo di armatura e adesso abbiamo di nuovo 81 di difesa, con la differenza che possiamo vedere in questa stanza maledetta. Mi ricorda un po' Belmont's Revenge, ragazzi, che è un titolo che non cito molto spesso, ma che, ridendo e scherzando, è uno dei miei preferiti. Oh, carta indizio 2. Carta indizio 2, ragazzi. Tanto vabbè, abbiamo un turchese che potremmo vendere. No, ok, scusate. Trovata. Gli occhi della statua della dea puntano a un passaggio segreto. Gli occhi della statua della dea. Sarà interessante scoprire a che si riferisce. Io ho una vaga idea, un vago ricordo di quello a cui si riferisce. Non mi ricordo precisamente. Anello del caos. E ragazzi, ci leggiamo anche questo. No, però è un pezzo di equipaggiamento, scusate. Incrementa la forza dell'acqua santa. È come l'anello di Logoroth, ragazzi, vedete? Anello del caos, solo che uno è il coltello e uno è l'acqua santa. Benissimo. Perfetto. E qui? Acquedotto dei dragoni.
Beh, che dire? Che dire veramente, signori miei? Ci mettiamo... Che ci possiamo mettere? Ci rimettiamo l'Emerald Clock. Bene. Chiaramente per ripassare lì dovremmo rimetterci il... i fantastici occhiali. Ma qui, ragazzi, c'è una bella sorpresa. Gli uomini pesce. E guardate che moveset che hanno. Sono anche forti, ragazzi, su sto gioco. Gli uomini pesce su sto gioco non scherzano manco per niente. Infatti, guardate, ci hanno già ridotto in fin di vita. Ci prendiamo una high potion. Sì, credo che sia la scelta giusta. Sì, noi gli facciamo critico, ma anche loro non scherzano, eh. Bene. Secondo me siamo anche leggermente sottolivellati per quest'area. Non abbiamo la forza che vorrei avere per questo punto del gioco, però ci accontentiamo, ragazzi. Significa che sarà una challenge più ardua e che i boss saranno effettivamente boss e saranno una sfida invece di essere dei placeholder. Ok. Andiamo sopra e troviamo una save room. Me lo ricordavo perfettamente. Per qualche motivo, ragazzi, ci sono delle aree che ricordo meglio e alcune che ricordo un po' così così. Ma va bene. Qui c'è la croce, che forse è il caso di riprendersi, ragazzi, perché l'area dell'ascia è già finita. E qui c'è una fantastica boss fight. Vabbè, ragazzi, ma io capisco tutto, ma prima di andare alla boss fight vorrei finire anche un attimo di esplorare. E con la croce improvvisamente diventano non così tanto temibili, e anzi diventano delle ottime fonti di esperienza, perché abbiamo livellato tipo 10 minuti fa e abbiamo già rilivellato di nuovo. Oh, ok. E qui una fantastica cosa, tra l'altro a parte $250, la pietra blu, ragazzi. Che facevano le pietre, vi ricordate? Pietra gialla, pietra rossa, pietra blu. Aggiunge ghiaccio alla frusta. Crepa. Anche tu. 110, guardate quanto gli facciamo. E questo è perché evidentemente sono immuni al ghiaccio. Chiaramente ogni nemico, ragazzi, ha la sua immunità. No, immuni, scusate, sono deboli. Appunto, ogni nemico ha la sua immunità e la sua debolezza. Chiaramente ci sarebbe da studiarsele. Io non me le sono mai andato ad approfondire, però farlo sarebbe una cosa parecchio utile. Ok. Hard gloves, guanti duri. Cosa fanno? Allora, vediamo. Guanti fatti di pelle indurita, 92 addirittura a difesa, niente male. Ok, non possiamo potenziarci più di così, credo. E vabbè, ragazzi, il ghiaccio apre buchi, fa veramente male. 39, fa più male del fulmine, paradossalmente, ma va bene. Olè, ok. Un bel cuore gigante. Sarà questa la statua della dea, ragazzi? Chi lo sa, potrebbe essere. Che nasconde un passaggio segreto. Qui intanto c'è un fantastico mini boss. L'armatura boomerang. Contro cui cassiamo ghiaccio. E festa finita. Anche se non è così scarsa, come potrebbe sembrare. E guardate quanto dobbiamo andare indietro per schivare i suoi colpi. E via. Come vedete, no. Oh sì. Unghia di Vlad. Ragazzi, unghia di Vlad. E che cosa farà mai? Questa è una delle reliquie dei frammenti del corpo di Dracula. Incrementa permanentemente la forza. E questa è una cosa veramente pazzesca, ragazzi. Guardate qua. Questo è semplicemente incredibile.
come passaggio segreto. E la hint card numero 2 ha dato i suoi frutti. Vediamo qua sotto. Aha, vedete? Niente da fare, qui non si passa. Però, se vedete, la nostra forza è 88 adesso, che non è male. Mo adesso, come numero 88 non vi dirà niente. Ma aspettate un attimo che andiamo a sperimentare questo questa reliquia contro i nemici. 44. Cioè, vedete, ci ha aumentato di 5. 5 danni puliti senza livellare i danni inflitti ai nemici. E qui ci sono gli slime, ragazzi. Non ho più di tanta paura perché tanto tolgono uno. Però dovrei averla perché la vita che abbiamo è appunto 7. Quindi stiamo anche attenti. Ok, io vorrei correre alla save room senza consumare cure né niente, che ce le teniamo per la boss fight. Salviamo e via. Ci manca ancora da vedere, signori miei, a parte la boss fight, quella parte. Ok, lì in teoria, vabbè, c'è un quadratino che è ancora nero, però pace per il momento, perché poi tutte quelle cose le esploreremo quando avremo il salto ancora più alto. E guardate quanti danni, adesso li trisciottiamo, vi ricordate? Solo 10 minuti fa quanto gli facevamo poco. Ok, ragazzi. Ok, qui vediamo la fine del corridoio perché non ci siamo stati. E poi ci approfinquiamo alla boss fight. 132 di critico è una cosa incredibile comunque, eh? Ok, crepa. Aumento dei cuori massimi. Veramente niente male. E gli passiamo sotto, perché no? Bene, gente, è arrivato il momento di vedere chi c'è dietro questa porta e chiudere qui l'episodio. Già, un merman gigante, uomo marino, uomo sirena sarebbe, però va bene, perché la sirena è la mermaid, l'uomo pesce è il merman. E questo boss, ragazzi, non è che sia di eccezionale difficoltà. Una volta che si ha il ghiaccio, le magie di ghiaccio e si è trovata la l'unghia di Dracula. Quindi, se vedete, il boss di prima era molto più impegnativo anche a livello di difficoltà nuda e cruda. E poi gli tiriamo le croci e viene giù abbastanza facilmente, sempre che non veniamo giù prima noi. Questo è ovvio. Olè. Visto come è venuto giù facile? Per poco, eh. Però qua l'acquedotto continua. Per farci trovare un aumento della vita massima. Teniamoci i coltelli per il momento. E questa sarà l'area del prossimo episodio. Ragazzi, io mi fermo così, davanti a questa porta, e da qui in avanti vedremo che cosa accadrà. Ci stiamo approcciando alla fine della serie, d'altronde. Dai, che è tutto, ragazzi, e alla prossima.